Coach, complimenti per la partita, anche se alla fine Montecatini ha perso contro questa Fiorentina Basket, però Montecatini è una squadra tosta, una squadra che in molti reparti si sta facendo valere in questo girone, in questo campionato. Cosa è mancato nel terzo periodo e soprattutto nel quarto periodo per riuscire a portare a casa la vittoria? Ecco, se è mancato, intanto ti ringrazio per i complimenti. È mancato forse un po' di esperienza dei miei ragazzi che sono molto giovani, basta guardare un po' l'età media dei nostri ragazzi, l'esperienza nei momenti cruciali, la gestione dei momenti, dei break negativi, forse qualche difesa un po' più forte, forse qualche fallo che potevamo spendere invece di prendere un canestro facile, qualche azione in attacco magari da giocarla più insieme invece che incaponirsi magari in duelli individuali, però queste partite ci fanno crescere. Naturalmente noi a Firenze abbiamo obiettivi di classifica diversi, però come hai detto te, quello che mi fa piacere è che ce la siamo veramente giocata alla pari su un campo molto difficile contro una squadra indubbiamente di primissima fascia, composta da top player per questo campionato. Cosa ti aspetti dalle prossime due partite che chiudono il girone d'andata? Allora, indubbiamente noi domenica dobbiamo essere bravi a fare risultato, che giochiamo in casa contro Livorno. Sono le partite più pericolose da giocare, dove una squadra che non ha ancora punti in classifica non ha niente da perdere, e te davanti al tuo pubblico devi sempre dimostrare di fare il tutto per tutto per vincere ogni partita. E poi l'ultima andremo a Piombino, una squadra che viene da, mi sembra anche loro, 4-5 vittorie consecutive, quindi su un campo molto molto ostico, e andiamo là e ce la giochiamo a viso aperto.